insisteva e alla fine ci aveva torto. Chi aveva torto? Chi aveva torto? Beh, chi aveva torto? Sentiamo. Io. Ah! Però l'avevo già vista quella strada. Sì, su Google Maps. Vabbè, vedi, vuol dire che lo Street View era molto molto reale. Introduci questo video. Ciao fans, stiamo per partire, andiamo in Svizzera. Ma sì, fatta. No, è una domenica mattina molto tardi, dovevamo svegliarci un po' prima, ma ieri abbiamo fatto le ore piccole e quindi non siamo riusciti ad alzarci prima delle 9. Ormai sono le 11:10 e abbiamo dovuto accorciare il giro che avevamo in previsione di fare. E visto che è il primo pezzo tutto autostrada, ci rivediamo quando usciamo dall'autostrada a Mesocco. A tra poco. 2 hours later. Ciao fans, siamo appena usciti dall'autostrada a Mesocco, sulla strada del San Bernardino. Adesso montiamo le telecamere, che non ci sono, perché tanto tutta autostrada, almeno ci siamo evitati lo sbattimento di montarla a casa. E ci rivediamo tra qualche minuto in moto. Vuoi aggiungere qualcosa? Sempre grandi contenuti. A few moments later. Bene fans, abbiamo montato le telecamere sul casco, la tua è storta. Dritta? Boh, guarda un po' in fuori, non so se per te va bene così. No, si è smollata. Oh signore, l'hai smollata, non è che si è smollata. L'ho mossa. Secondo me così è giusto. Sì. Abbiamo messo le sei a posto? Sì, grazie. Ok, riesci a guardare fissa in un punto senza far così? Sì. Ok, meno male. Faticoso fare i video con te. Quindi adesso cosa facciamo? Dove stiamo andando? Perché siamo qui? Quanto caldo fa? Allora, fa tantissimo caldo, infatti non vedo l'ora di salire al San Bernardino. E niente, iniziamo da qua al giro dei passi. Beh, andiamo. Siamo usciti dall'autostrada a Mesocco per evitare di fare tutta l'autostrada fino in cima. È appena passata la polizia. Da qua in realtà ci sarà qualche 40-50, ma almeno riusciamo a fare tutta la strada del passo. Mentre se si rimane in autostrada, niente, è tutta... Poi magari si becca tanto il pullman come la volta scorsa in macchina e diventa una rottura di palle. Comunque hai apprezzato la temperatura della sella quando ti ci sei messa sopra? Tantissimo. Vero? Se la sento ancora che sta bollendo sotto le mie natiche. Qua è 50, vero? Qua è 50, vero? Ah, sai che magari mi sa che ci ributta in autostrada? Ah. Oh, wow! È stato tutto inutile. Odore di cibo. Sì. No, forse no, forse riusciamo a non rientrare in autostrada. Pizzoccheri valtellinesi, fatti a mano, eh. Veniva da lì l'odore di cibo. Comunque devo riattivare la connessione sull'altro iPhone, perché qua c'è rielaborazione percorso, ma non sta rielaborando niente. Beh, comunque è rattoppata la pressa poco, eh. Non sembra di essere nei Grigioni, sembra di essere in Italia. Perché però c'è uno stambecco blu?
Sì. Figa, 2,38 franchi. Costa la benzina qua, eh? Posso superarlo? Certo che puoi. È la linea tratteggiata. Qua è 80 tra l'altro il limite. Oh, senti che piacevolezza. Fresco. Meglio guardarsi che urtarsi. Oh wow. L'altra volta, cioè, siamo venuti solo una volta in moto qua, 2 anni fa, siamo saliti dall'altro lato, e ti ricordi che scendendo abbiamo detto, mi sa che a salire da questa parte è più bella, più divertente. Ma che cazzo, perché mi ricordi? Sì, in effetti, pure io ogni volta ti faccio queste domande idiote. Cioè, quanti anni fa poi? Ma 2020. Ma figa. Flashback. Beh, comunque sembra una pista sta strada. Sì, bella. Ma più che altro larga, tenuta bene. Sì, veramente bella. Consigliamo a tutti i nostri fans di San Bernardino. Se non siete mai venuti, veniteci che merita. Mi sembra bella sia a salire da dove siamo saliti, che probabilmente... Forse è più bella a salire da qua, che mi sembra un po' più larga. Beh, sì. End of flashback. Troppa fiducia nei tuoi mezzi. Non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri. Finalmente ho un video dove lo ammetti. Madonna, fans ieri, cioè. Guarda qua che bel Porsche. Madonna. Ieri tornando a casa, figa, una discussione, era convinta di sapere che strada faccio io per andare al lavoro meglio di me. No, non ho detto questo. No, non rigirarla come vuoi. Hai detto sì sì, questa qua è via Casarico, è quella che va verso la dogana. No, ho detto che c'ero già passata. E invece non era quella. No no, ma mi hai portato tu, sei quella che va verso la dogana. Ma la faccio tutti i giorni per andare in ufficio. E insisteva e alla fine ci aveva torto. Chi aveva torto? Chi aveva torto? Beh, chi aveva torto, sentiamo. Io. Ah! Però l'avevo già vista quella strada. Sì, su Google Maps. Vabbè, vedi, vuol dire che lo Street View era molto molto reale. Tra vederla su Street View, esserci passato e essere convinta di averla già fatta con me. Sì, sì, con te. Ed essere convinta che fosse quella che faccio io per andare al lavoro. Secondo me l'abbiamo fatta insieme un giorno con la tua macchina e te non ti ricordi. No, no, no. E poi siamo andati avanti un pezzettino e poi siamo tornati indietro. È una bugia. Secondo me sì. È una grandissima bugia e tu menti e in più non hai memoria. Figa, un mix veramente esplosivo. Ah sì, comunque me la ricordo adesso che me l'hai fatto notare questa strada. Che era meglio salire che scendere. Cioè mi ricordo che mica si vedevano... Si vedevano, a un certo punto si vedevano tipo delle cose, delle basi d'aereo. Cos'è che si vedeva? Forse non da qua, ma dall'altra parte, mi ricordo. Comunque tipo il panorama sotto, si vedevano tipo delle cose, io non lo so, delle basi di qualcosa. Allora, sta facendo un po' di confusione come al solito. Da questo, dall'altra parte del San Bernardino si vede una base di addestramento dei carri armati dell'esercito svizzero. Ah ecco, allora è quello. Ma io ti ho fatto vedere scendendo dal San Gottardo che si vede una base aerea militare svizzera. Quindi non so cosa stai mischiando nella tua testa. Se ti ricordi quello che abbiamo visto 2 settimane fa. No, no, eravamo in moto, era un po' di tempo, di anni fa. Anche in moto siamo passati da San Gottardo, eh. Ma non è San Gottardo, eravamo qua a San Bernardino. Ok, allora la base dove fanno gli addestramenti coi carri armati. Ma sei qua dietro o ti ho persa? Sono qua dietro. Ah, ok. Vuoi andare un po' davanti? Ok, lo prendo come un sì. Ehi, non mi hai visto. Ti puoi sentire la presenza, eh? C'è 60. Che rottura di cazzo.
Allora, meno parolacce che in uno degli ultimi video che ho fatto, che era di qualche anno fa, ho dovuto mettere una quantità di beep che era una roba imbarazzante. Flashback. La mia tan bella sta strada chi? No, un po' dissestata, però affascinante. Ma ti pare? Tutte piene di rattoppi. È un po' da enduro questa. Meno male che non era in curva. Mi si è girata anche la GoPro quella davanti. Ma ti pare? Ma che c***o è? Ma cosa c***o stramina? Io neanche la strada di bene ma fa così. Luna, le parolacce che poi devo bippare tutto il video. Sei una signorina, va bene, ogni tanto una parolaccia, ma 5 di fila no. Che poi c'è solo un bip. Non si capisce neanche cosa stai dicendo. End of flashback. Sei migliorata con gli anni, non peggioriamo di nuovo. Grazie. Ciao fans, Luna Colombo, dove siamo? Al San Bernardino. Oggi in moto. Esatto. Stiamo inciampando. Ti piace vedere auto piccolo, moto piccolo ogni tanto. Grazie. Cosa sta facendo? Vabbè dai, così non è in mezzo alla strada. Oh wow, andiamo via. San Bernardino.